Iniziato il 40° anno di Quaderni Radicali, una data importante, la rivista fondata e diretta da Giuseppe Rippa. In questo numero di Maledetta Politica introduciamo il nuovo numero in uscita, il 113, il titolo è Amnistia o Sistema Criminogeno. Geppi, il senso di questo numero e il perché di questa scelta? Dunque, innanzitutto il numero cerca di mettere a fuoco le iniziative che da parte del Partito Radicale Transnazionale è stata portata avanti sul fronte della giustizia. Il termine amnistia viene collocato all'interno di questo numero e sviluppato anche con interventi di intellettuali che sono vicini ad alcune battaglie radicali, ma non necessariamente radicali. Penso a Biagio De Giovanni, a Mauro Calise, penso ad Aldo Masullo, i quali convergono, fondamentalmente Biagio De Giovanni e Calise che lo fanno, su un concetto base. La questione giustizia è una questione di civiltà, ma è anche ormai l'epicentro della crisi politica italiana. Ed è questo un ragionamento che noi abbiamo cercato di mettere a fuoco, innanzitutto ricollocando tutte le battaglie radicali e facendo emergere come il termine amnistia, vissuto con molto ostracismo anche dai mass media, ma anche dall'opinione pubblica, influenzata da una logica che molto spesso spinge il concetto di amnistia come se fosse una logica di perdonismo o, quando vuole essere benevolo, di clemenza, mentre invece l'amnistia è oggi forse la strada unica da percorrere per affronteggiare una legittima domanda di sicurezza che viene dai cittadini. Se tu hai 9 milioni di processi penali che stanno lì infognati, è evidente che questi 9 milioni incombono sui processi importanti, drammatici, quelli che fanno ostruzionismo ha un'azione efficace rispetto a chi opera sul terreno dell'antisicurezza, ed è evidente che quindi in questa chiave qui disboscare tutto questo armamentario significa preparare le condizioni per arrivare a quelli che sono gli assestamenti necessari che potremmo chiamare come urgenti per assicurare la giustizia una sua linearità. Qui adesso non starò a fare riflessioni che potrebbero avere anche un versante polemico, casomai partendo dal fatto che l'apertura dell'anno giudiziario, questo rituale annuale che si consuma ogni anno, ha visto l'Associazione Nazionale dei Magistrati non partecipare, come se l'oggetto della polemica fosse il governo. Quella è l'apertura dell'anno giudiziario, riguarda quel mondo lì, a chi è rivolta questa protesta, tra virgolette. Giunge abbastanza strano, né possono essere fatte alchimie. È indubbio che non saremo qui a ripercorrere logiche che abbiamo più volte ribadito, cioè di quanto sia importante la magistratura in uno Stato democratico, di quanto la domanda di giustizia è una domanda non solo legittima ma urgente, di come il più debole, il cittadino debole, ha bisogno disperatamente della sede giustizia e quindi della magistratura per consentire a se stesso di avere un rapporto meno di aggressione da parte del potente, del più forte. Quindi è evidente che alla magistratura è assegnato un compito non solo delicatissimo ma fondamentale agli equilibri democratici. Quando questo valore di terzietà viene perso diventa assolutamente angosciante. Basterebbe pensare soltanto che sondaggi recenti dicono che solo 3 italiani su 10 si fidano della magistratura. Io sono angosciato perché io, nonostante sento di esprimere giudizi critici, mi sento più che mai necessitato a voler... Io devo credere nella magistratura, ho bisogno assoluto di credere nella magistratura. E se il Consiglio d'Europa interviene dicendo che il carattere di politicizzazione della magistratura è un fatto inaccettabile, conferma la tesi che noi abbiamo espresso anche nel numero, e cioè che l'intero percorso della giustizia non è più soltanto un fenomeno a immagine, ma è nel cuore degli equilibri di potere in quanto tale, perché è evidente che va a influenzare la formazione delle classi dirigenti, va a influenzare la legittimità ad avere un certo tipo di ruolo e anche la tentazione che hanno oramai soggetti politici asfittici di affidare al giudice il compito di dare soluzioni politiche. Quindi in qualche misura, da una parte ci può essere la vocazione del magistrato a voler far politica, ormai ne abbiamo tanti di magistrati in politica, ma questo è un aspetto
che non compensa invece l'aspetto complessivo, cioè che molto spesso è la politica che manda alla magistratura il compito di dover dirimere determinate situazioni. Lo abbiamo visto anche con la recente sentenza sull'Italicum, per cui la politica, non essendo in grado di fare una legge elettorale, ha dovuto demandare alla Corte Costituzionale per dire a un soggetto che era fuori dal... Questi aspetti hanno anche comportato il fatto che da parte diciamo anche delle massime autorità vaticane vi è stata una sottolineatura per cui quando questo accade vuol dire che si prefigurano scenografie molto gravi e pesanti. Ma per riassumere meglio la situazione, il concetto di questo numero è tutto incentrato proprio su questa centralità della questione giustizia come questione politica centrale di questo paese. Tu parli anche di questione civile, nel tuo editoriale. Sì, io parlo anche di questione civile perché è evidente che la questione di giustizia è una questione di civiltà e anche una questione di garanzia nella soluzione della crisi politica che teniamo davanti. Ho fatto gli accenni oramai ai riflessi anche internazionali che questo comporta. Potrei dire quasi che la questione giustizia è diventata nella rappresentazione interpretativa dell'Italia pari alla questione che potremmo chiamare del debito pubblico, cioè la diffidenza che si nutre verso l'Italia per il debito pubblico e sulla non soluzione del debito pubblico è pari alla non soluzione della questione giustizia, per cui questa ha delle ripercussioni sugli investimenti. Ma quale investitore internazionale potrebbe avere la tentazione di venire nel ginepraio italiano per poter essere impedito in assenza di certezza del diritto? Poi rimbalzare l'accusa tra i magistrati e la politica, anche questo va un attimo misurato sul piano di una lettura storico-politica di certi fatti. Io non voglio fare affermazioni tranchant, però voglio anche dire che, per esempio, ci sono oramai sempre più evidenti riflessi economici dell'assenza dell'azione efficace della giustizia, ma vi sono anche altri aspetti che incominciano ad incombere sulla situazione. L'investitore internazionale, i grandi fondi internazionali non si fidano dell'Italia e non si fidano perché in Italia gli assestamenti avvengono su dinamiche completamente diverse. Il senso del numero quindi è in questa direzione. L'amnistia non è un atto di clemenza, ma è un atto di necessità che prefigura l'esigenza assoluta di disboscare la massa di processi e di procedimenti per concentrarsi sui procedimenti e sui processi più importanti che sono quelli che bloccano la situazione. Ed è un primo elemento che mi pare determinante. Un secondo elemento che mi sembra determinante relativa a questo numero della rivista è che noi abbiamo riproposto quello che è stato chiamato dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito il pacchetto Pannella, cioè 7 proposte di legge nella quale sono contenuti, non le riassumo adesso rimandando al lettore la curiosità di andarla a cercare, ma si tratta di 7 proposte con la quale si costruisce quello che è una azione di riforma urgente, necessaria, assoluta, irrinviabile per ridare a una giustizia una possibilità di ripartire, quindi disboscare tutto un armamentario di procedimenti giudiziari, molti dei quali sono assolutamente, tra virgolette, superflui o inutili o sono elementi che finiscono per rallentare il corso della giustizia. Preparare il terreno efficace e riposizionare gli attori della giustizia, perché è evidente che dentro a questo scenario si viene a determinare una situazione per cui con la mancanza dei partiti, cioè il luogo dell'associazionismo politico, con la desensibilizzazione e con il crollo dei partiti stessi, noi abbiamo un rigurgito corporativo che assegna alle corporazioni che hanno maggiore potere, perché vanno a intervenire sulla libertà delle persone e sulla l'immagine delle persone stesse, le due M che Calisi cita nel suo libro Il Partito del Leader, che appunto è il limite strutturale, dentro la quale viene a fissarsi anche una falsa dialettica, una dialettica fatta, come possiamo dire, anche di potenziali tentazioni ricattatorie, capisci, che in qualche misura non sono accettabili. Io mantengo ferma la convinzione che fino a che non si riposizionano questi aspetti, difficilmente verrà colmato il disavanzo dell'assenza di etica dello Stato, che è presente non soltanto nell'ultimo dei cittadini, ma anche nei massimi vertici, che sono totalmente privi di questa consapevolezza, di questo rispetto delle regole, che non significa attenuazione della agguerritezza, è come la tecnica della non violenza. Molti pensano che sia una tecnica parassitaria a modello pacifista. Il non violento non è un pacifista, il non violento va a cercare il conflitto, lo provoca e impone dei metodi che sono quelli che portano al chiarimento in quanto tale. Quindi un numero
che abbiamo riassunto con quel titolo che hai fatto riferimento all'inizio. Amnistia o sistema criminogeno? Senza l'amnistia diamo via libera al sistema criminogeno e alla conferma di questa situazione che presenta aspetti inquietanti proprio per la soluzione della crisi politica che attraversa il paese. Va bene, avremo modo di riparlare del numero anche sul sito di Agenzia Radicale e di Quaderni Radicali online.it. Per chi vuole, è interessato al numero, ci può scrivere ad info@quaderniradicali.com. Appuntamento alla prossima.